abbiamo ancora altri interventi. Io scusa, nonostante anche tanti anni di esperienza in Consiglio Comunale, comunque sono sempre un pochettino emotivo, quindi chiedo scusa. Io sono nello Sata, sono candidato con Partecipazione Democratica, una lista civica che si presenta con la coalizione di centro-sinistra. Naturalmente a sostegno di Paolo Senna. Vorrei spiegare solamente con due parole la nascita del, come si chiama, di Partecipazione Democratica, perché cosa è che è nata e da che cosa è nata. È nata ed è frutto del, come si chiama, di una scelta fatta in Consiglio Comunale da parte del Partito Democratico di mettere a suo tempo in crisi la coalizione di centro-sinistra che governa la Sinna. Da allora noi siamo fuoriusciti dal Partito Democratico, abbiamo formato un gruppo consigliare autonomo e naturalmente non potevamo assolutamente seguire la strada che stavano seguendo certi amici del Partito Democratico, ma dovevamo comunque continuare a sostenere quella che era l'azione amministrativa da parte del sindaco Sandro Serrini della coalizione centro-sinistra. Allora fondammo che abbiamo creato in Consiglio Comunale il gruppo dei Democratici per Sinai e da lì poi è nata la Partecipazione Democratica, perché avevamo visto la strada che stava prendendo il Partito Democratico, che era quello non di seguire la linea che stava seguendo all'interno della nostra coalizione, della coalizione centro-sinistra che governava Sinai, ma era quello di andare per altre strade che non erano quelle del centro-sinistra. Tant'è vero che l'unica coalizione centro-sinistra che oggi si presenta a Sinai è la nostra. La coalizione che si prende dall'altra parte col Partito Democratico non può essere definita una coalizione di centro-sinistra, è una coalizione di centro-destra, perché io l'ho già detto anche in Consiglio Comunale, l'ho detto tante volte, l'ho detto pubblicamente, un partito che si presenta assieme all'UDC, che si presenta assieme al Partito Sardo d'Azione, che si presenta assieme a FLI, non può essere assolutamente definita una coalizione che sta a sinistra, è una coalizione che sta a destra, perché FLI è un partito dichiaramente di destra, ma ha dichiarato il suo segretario nazionale perché dichiara di essere la destra moderna. Quindi diciamo che l'altra coalizione è la coalizione che rappresenta il centro-destra, non rappresenta assolutamente nella maniera più assoluta il centro-sinistra. Il centro-sinistra è questo, ed è quello guidato da Paolo Senna. Per chiudere, io naturalmente non voglio infierire su nessuno, ma naturalmente qualche cosa bisogna dirlo anche. Dico non tanto sul Partito Democratico, ma quanto sulla persona che comunque sostiene ed è candidata a sindaco, un'altra come si chiama, perché minimo ci sarebbe voluto un sussulto almeno di dignità. Essendo all'interno di questa coalizione della vecchia amministrazione, di essersi minimo dimessa, parliamo di Paolo, di essere pari. Io voglio sottolinearlo questo, perché era necessario comunque che si fosse dimessa dalla giunta, perché comunque è sostenuta dai partiti che sono stati i nostri avversari all'interno del Consiglio Comunale. Devo dire che non sono stati mai molto tenibili con questa amministrazione. Hanno usato tutti i termini comunque per metterci in difficoltà tutte le volte che ne hanno avuto la possibilità. Ecco, quindi niente, sosteniamo Paolo Senna, sosteniamo questa coalizione di centro-sinistra. Grazie. Grazie Arnello. Intervento caloroso. Sono finiti gli interventi? No, ci sono altri interventi, eccoli qua.